Grazie Intel che hai creato i Celeron. Senza i Celeron saremmo una manica di disoccupati. Non uno, tre me ne sono arrivati, tre. Ora vi spiego tutto. Prima di tutto però, sigla. Oh, ben ritrovati amici nella cucina dell'informatica, come dico sempre, è un piacere averti ospiti nel mio canale. È la mia introduzione canonica. Bene, di cosa parliamo oggi? Ah, beh, prima di tutto di parlare di questi tre aggeggetti qua, sto provando la mia nuova fotocamera, la Panasonic Lumix G6, speriamo che vada tutto bene. Non che la G100 andasse male, ma visto che ho preso questa qua in offerta, l'ho trovata su un fondo di magazzino in un negozio, l'ho presa e proviamo. Bene, parliamo di questi tre aggeggi. Samsung, Honda, non la moto, quello lì parte secondo. Lenovo, partiamo da Samsung. Allora, come si sa, Intel ha fatto questa genialata di mettere i Celeron sui computer portatili. Ovviamente, siccome i Celeron scaldavano un pochino, li ha dovuti castrare per rendere leggermente più piano, nel senso della frequenza di clock. E ovviamente va piano tutto il resto. Allora, questo Celeron qui, si è rotta la tastiera. Tu dici, ma il Celeron, il processore, come fa a rompere la tastiera? Ti spiego. Chi l'ha usato, secondo me, visto che era lentissimo, dopo un po' ha perso la pazienza, gli ha piantato un cazzotto sulla tastiera e l'ha rotta. E meno male che si è rotta solo la tastiera. Questo perché se no un po' la tastiera su Celeron, perché è un cazzotto. Secondo, Honda. Anche qui, Tim ha fatto un capolavoro. Ai propri abbonati gli ha dato in offerta un computer portatile che è già il terzo che mi arriva qui. È il terzo Honda che mi arriva. Lui siamo riusciti a mettere a posto. Questo secondo me non lo so. Vediamo, magari solo l'alimentatore. Però vi posso garantire che è un'autentica schifezza. Se Tim vi propone di comprare questa roba qua, sputategli in faccia. Ditegli che vi autorizzo io. Ok, secondo computer. Terzo computer, Lenovo, questo anche lui, lento come la quaresima, lungo come la quaresima, me l'ha portato stamattina e mi ha detto fai il miracolo di farlo risuscitare. Ora, io sono un credente, ma posso fare miracoli, almeno non sta, non è la mia portata. Ce n'era uno 2000 anni fa che faceva miracoli, ma non di questo tipo. Proviamo a riformattarlo, a vedere se va un pochino meglio. Mettiamo un disco SSD e vediamo se la cosa migliora. Ok? Regia, s'il vous plaît, le video. Merci. Allora, cominciamo. Devo svitare queste due viti, sono segnati con KBD, che vuol dire keyboard. Togliamo la batteria per evitare problemi. Ok, cominciamo a svitare. Dunque, ci sono delle clips qui sotto. Thank you.
Ok, così abbiamo visto il Samsung, come si cambia la tastiera, senza semplice, il tipo trascendentale, rimane il fatto che, come sempre, è un seller, no? Il seller non puoi fare poco, se va male, se va da schifo, meglio che puoi fare è far andare leggermente meno da schifo, ma non è che migliora molto la situazione, ok? Lasciate perdere il seller, compratevi i 3 o i 5, e se avete tanti soldi, i 7, te li convengo di più. Mi fanno scappare la pazienza perché lavorano veramente. Ok, dai, basta con le chiacchiere, vi ringrazio per l'ascolto e mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao, see you soon!